Buongiorno, sì, lo so che è un po' disturbato, c'è un po' di vento, c'è un po' di musica, di casino, però insomma non potevo non lasciare Parigi con un video che avesse questo sfondo del tutto particolare. Allora, entro subito nel merito della questione perché mi dispiace che in molti non abbiano capito il senso della domanda che ho fatto ieri a Danilo. Tra l'altro poi ci siamo anche spiegati, chiariti giù negli spogliatoi perché l'ho incontrato ancora, persona squisita, ragazzo molto, molto a modo e tranquillissimo. Il senso della mia domanda non era quello che avevo pensato io, dicendo doveva essere tutto facile per il Paris Saint-Germain, non era quello che pensavo io. Io stavo riportando un sentiment, così si dice, piuttosto diffuso. E diciamo che la risposta di Danilo, non so perché doveva essere per forza facile per il Paris Saint-Germain, non è una risposta che dà a me, ma dà a tutti quelli che pensavano o addirittura auspicavano una debacle della Juve, cioè che la Juve praticamente si prendesse una imbarcata. Ecco il senso della mia domanda a Danilo. Era un riportare quanto si diceva in giro e lui ha risposto. Sembrava che avesse risposto a me, difatti poi alla fine mi ha detto guarda che non era nulla di personale, me l'ha proprio detto lui, quindi figuratevi un po'. Ecco, ma era chiaro che non fosse nulla di personale, era un rispondere al perché si dovesse ritenere necessariamente che la Juventus avrebbe preso un'imbarcata. Poi siamo tutti d'accordo sul fatto che se la Juve avesse rinunciato a giocare, probabilmente il passivo sarebbe stato più pesante, ma è altrettanto vero che nel momento in cui la Juve ha ripreso a giocare, ha cominciato a giocare e in un certo senso l'aveva già fatto dopo il primo gol del Paris Saint-Germain con l'occasione di Milik, è cambiata la storia. Vi riporto ad un'altra dichiarazione che è quella di Verratti, che tra l'altro ha lasciato ben trasparire la sua fede juventina, lui è molto juventino fin da ragazzino e lo ha detto, io la seguo particolarmente la Juve, ecco, lo ha detto proprio nell'intervista. Chiaro e tondo, ha detto che la Juve alla fine, cioè, ha messo in campo un secondo tempo che ha dato difficoltà al Paris Saint-Germain. Ha dato difficoltà al Paris Saint-Germain perché la Juve ha detto sempre Verratti, una squadra che non molla mai fino alla fine. Altro momento in cui ha lasciato chiaramente trasparire la sua fede juventina. Ragazzi, però, l'altra cosa che mi fa specie è che vi stupiate che nell'ambiente Juve, in un certo qual modo, si debba essere contenti, anche se in realtà Allegri non lo è. Ha parlato di occasione persa e non bisogna cullarsi semplicemente sul fatto di aver fatto un buon secondo tempo senza aver preso punti. Significa che Allegri credeva di poter prendere punti. E vi dico che nel finale, nell'ultima mezz'ora, specialmente diciamo negli ultimi 20 minuti, anch'io ho pensato che la Juve ce l'avrebbe potuta fare. Questo cosa significa? Sì, è vero, in parte è vero che il Paris Saint-Germain ha mollato, è vero che il Paris Saint-Germain del primo tempo, andatevi a vedere la mia diretta su Facebook, sembrava che disputasse un altro sport rispetto alla Juventus, è verissimo, c'era una differenza abissale, però forse va anche in parte spiegata col fatto, come ha detto Perin, tanto per citare un altro intervistato dal sottoscritto, che la Juve era partita con un certo timore, con una certa paura e che è questa la cosa di cui deve spogliarsi per affrontare le prossime partite. Danilo ha ancora detto, dalla prossima partita bisogna giocare così subito e far capire che la mentalità della Juventus è un'altra, che la Juventus chiede ai suoi giocatori, a quelli che ci sono e a quelli che sono appena arrivati, di andare in campo sapendo di portare quella maglia. Quindi, ragazzi, c'è. La Juve del secondo tempo ha dato delle indicazioni più che confortanti contro una squadra di mostri. Contro una squadra di mostri. Parliamoci chiaro, le accelerazioni che fanno quei tre, ma non solo quei tre, anche Verratti a centrocampo, altri giocatori sono tutti forti, ma quei tre quando si mettono in testa di andare a farti gol, ti fanno gol. Ti fanno gol. Sono dei mostri, visti, lo ripeto il concetto, dal vivo. Mbappé soprattutto, è impressionante vedere come si muovono, la velocità, la rapidità di pensiero, di esecuzione, eccetera. E questo non può far altro che in parte riabilitare le prestazioni di una squadra che tecnicamente è inferiore, ma non ci si può arrabbiare di questo.
la Juve non può permettersi di acquistare Mbappé, Neymar e Messi, ok? Provate a togliere quei tre al Paris Saint-Germain e metterci dei giocatori normali o poco superiori alla media. Forse il discorso cambia un pochino, no? Quindi non bisogna vergognarsi il giorno dopo di dire che la Juve comunque ha giocato un gran secondo tempo, che comunque è vero poteva subire anche uno o due gol in più, ma poteva realizzare altri due gol almeno, il colpo di testa di Vlahovic, il tiro di Rabiot, un'altra mischia nel finale che potevano portare ad un altro risultato. Poi è vero che Perino ha fatto una gran parata, è vero che Mbappé poteva passarla a Neymar nel primo tempo, tutto vero, ma era il Paris Saint-Germain, ragazzi. Qui più che mai si deve dire, c'era in campo un avversario. E che avversario? Ma non ci si può al tempo stesso vergognare, perché questa è stata la parola che è stata usata in alcuni commenti che ho letto, vergognare di dire che pur nella sconfitta la Juventus ha fatto un'ottima partita, un ottimo secondo tempo, buono, ottimo, sentitelo voi come volete. È chiaro che così come la Juve non si deve cullare su questa situazione, cullare tra l'altro su una sconfitta, è altrettanto chiaro che adesso ha il dovere di mettere in campo quello che si è visto nel secondo tempo contro un avversario, lasciamo stare la Salernitana per il momento, contro un avversario come il Benfica, forte ma non fortissimo come il Paris Saint-Germain di ieri, che secondo me è effettivamente, e sono d'accordo con Allegri, una delle candidate assieme al City e al Bayern Monaco per vincere questa Champions. La Juve non è candidata a vincere questa Champions e chissà quanti anni ci vorranno per il calcio italiano per avere una candidata a vincere la Champions. Non è solo un discorso di Juve, vorrei che fosse chiaro. Quindi cercate di valutare razionalmente quello che si è visto ieri. E razionalmente quello che si è visto ieri è molto confortante, ma adesso ha l'obbligo di tradursi sul campo, con l'altrettanto obbligo di tradursi in una vittoria. Perché non ci sono santi. Col Benfica bisogna vincere la partita. Col Benfica devi fare almeno 4 punti e sfruttando la prossima partita per non rimanere psicologicamente coinvolto, non solo numericamente ma anche psicologicamente coinvolto in una posizione di classifica brutta, la Juve ha il dovere di vincere questa partita, di provare a vincere, ma provarci è un conto, la Juve ci proverà, riuscirci è un altro. E poi c'è la partita con la Salernitana che capita in mezzo a queste due e che rischia notevolmente di far tornare indietro su certi giudizi. Non me ne vogliano amici di Salerno, la Salernitana è una squadra di tutto rispetto per quello che ha fatto l'anno scorso, ma approcciarsi alla Salernitana quando vieni via da Parigi, da uno spettacolo come questo, e dopo hai il Benfica, non sarà facile. Sarà la partita più difficile di questa settimana, ma avremo modo di parlare. Iscrivetevi al canale naturalmente e ci vediamo questa sera per altri approfondimenti. Ciao, da qua.